Caffè Italia, le letture di Mapi Guidi. Benvenuti a Ciak si legge. Oggi iniziamo con il nuovo filone cineletterario, dedicando la lettura al libro di Escol Nevo, Tre piani, scritto nel 2017. Tre piani si svolge in una elegante e tranquilla palazzina di Tel Aviv, curatissima, dove nulla è lasciato al caso, a cominciare dal parcheggio ordinato, alle piante ben potate all'ingresso. Perfino il citofono è accurato. E la quiete regna sovrana. Ma al contrario di quanto appare fuori, dentro gli appartamenti è invece il caos a regnare sovrano. L'adattamento cinematografico, con la regia di Nanni Moretti, ha mantenuto lo stesso titolo. Il film è uscito a settembre del 2021. Il cast è corale, da Margherita Bui a Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini e lo stesso Nanni Moretti nel ruolo di un giudice. Tre piani è un film drammatico e misterioso e cerca di raccontare attraverso i personaggi la paura e le paranoie che affliggono la società. Quello che sto cercando di dirti è che, al di là della sorpresa, c'era un'altra questione di cui io e Ayelet non osavamo parlare. Il fatto che in qualche modo sapevamo, dovrei dire sapevo, che poteva succedere. I segnali erano lì, da sempre, ma preferivo ignorarli. Troppo comodo. Una coppia di vicini che ti tengono la bambina. Pensaci. 5 minuti prima di uscire la prendi, così com'è, senza borse, senza carrozzina. Bussi alla porta di fronte e sei a posto. Lei è contentissima di andare da loro. Loro sono contentissimi di accoglierla. E tu? Sei contentissimo di poter fare i cavoli tuoi. Ovviamente costa meno di una babysitter. Sono cose imbarazzanti da dire, ma oggi non intendo censurare niente. Ti racconto tutto. Tu però mi prometti di non utilizzarlo in uno dei tuoi libri. Affare fatto? Una coppia come loro, due pensionati. Non ha la minima idea del prezzo di un'ora di babysitteraggio sul mercato. Non si passano la voce come le altre babysitter, perciò puoi fissare il prezzo che ti pare. L'abbiamo deciso noi. 20 shekel all'ora. 9 anni fa poteva sembrare ragionevole. Un compenso basso, ma ragionevole. Nel frattempo, il prezzo di un'ora nella nostra zona è salito a 40. E noi siamo rimasti a 20. Ogni tanto Ayelet mi ricordava, dobbiamo aumentare, lo sai? E io rispondevo, chiaro, aumentiamo. Ma siamo rimasti a 20. Loro non hanno mai chiesto. Sono persone educate, arrivate in Israele dalla Germania. Lui gira in giacca e cravatta, lei insegna pianoforte al conservatorio e usa espressioni come di grazia. Se anche avessero voluto chiedere qualcosa, l'orgoglio gliel'avrebbe impedito. E noi ci siamo detti, magari non l'abbiamo confessato ad alta voce, ma l'abbiamo pensato. Con la vita noiosa che si ritrovano, hanno solo da ringraziare. Dovrebbero pagarci loro per il privilegio di godersi offri. Non ricordo quanto aveva esattamente la prima volta che l'abbiamo lasciata da loro. Di sicuro era piccolissima. Quanto ci vuole per ricominciare a fare sesso dopo che una donna ha partorito? 1 mese? 1 mese e mezzo? È iniziata così, per il sesso. Al 9° mese Ayelet ha avuto la gestosi. Non la potevo toccare. 1 mese dopo il parto sanguinava ancora. Io ero arrapatissimo, bruciavo dalla voglia. Come gli angoli dei bigliettini d'auguri che preparavamo da ragazzi, ti ricordi? Mai successo niente del genere. Mi capitava di trovarmi, durante un incontro di lavoro, a fissare una cliente e immaginare di acchiapparla, trascinarla in bagno e strapparle i vestiti. E le donne questa fame la captano. In quel periodo le donne mi perseguitavano, tutte a provarci, e io non sono esattamente Brad Pitt.
l'istruttrice di spinning mi mandava SMS da non credere. Alla prima occasione te li mostro. Ma mi sono controllato. Mi sono morso forte le labbra e Ayelet ha apprezzato. Non me l'ha detto apprezzo. Non dice cose del genere, però mi ripeteva di continuo: mi mancano le tue carezze, mi mancano quanto mancano a te. Poi una sera ha proposto: lasciamola per qualche minuto da Herman e Ruth, e mi ha sfiorato la spalla con un dito, piano, il nostro segnale. L'idea è stata sua, sicuro. La prima volta l'iniziativa l'ha presa Ayelet. Siamo andati insieme, abbiamo bussato alla loro porta e abbiamo chiesto se potevano tenere Ofri per qualche minuto. Secondo me hanno capito esattamente di cosa si trattava. L'urgenza. Sono una di quelle coppie che sta insieme da una vita e si vede che fra loro c'è ancora fuoco. Herman è alto, dritto, all'aria del cancelliere tedesco. E Ruth ha i capelli bianchi e lunghi, sempre raccolti in una coda di cavallo. Non sembra una vecchia, più una donna matura. Ha chiesto ad Ayelet quando Ofri aveva mangiato per l'ultima volta e Ayelet ha risposto che non doveva essere affamata e comunque sarebbe rimasta con loro solo per qualche minuto. Poi ha chiesto se usava il ciuccio e che le lasciassimo un pannolino per ogni evenienza. Dopodiché Herman si è messo a fare rumoretti buffi a Ofri e le ha fatto il solletico alla pancia con la punta della cravatta. Ofri gli ha sorriso. A quell'età i sorrisi sono istintivi, non veri, lo sai. Ma ho ugualmente detto ad Ayelet: guarda come gli sorride. E Ruth ha commentato: i bambini adorano Herman. Devi capire, Ofri non era disposta a stare con chiunque. Da piccola piangeva perfino con la nonna. Ma come l'abbiamo messa in braccio a Ruth, le si è acciambellata addosso, le ha posato la testa sul petto e ha giocherellato con i suoi capelli lunghi. Ruth ha detto «Shh!», le ha accarezzato la guancia e Ayelet si è chinata all'altezza di Ruth e ha detto a Ofri «Torniamo fra qualche minuto, d'accordo amore?». Ofri l'ha fissata con il suo sguardo saggio e poi l'ha posato su di me. Sembrava stesse per piangere e invece no. Si è solo rannicchiata più comodamente sul petto di Ruth, la quale ci ha invitati. Di grazia, andate a cuor leggero, abbiamo cresciuto 3 figli e 5 nipoti. E Ayelet ha ripetuto di nuovo, è solo per pochi minuti, e ha dato un'ultima carezza a Ofri sulla guancia. Appena la porta dell'appartamento si è chiusa alle nostre spalle, le ho messo la mano sul culo. Ma lei si è bloccata e ha detto «Aspetta, non senti piangere». Siamo rimasti immobili ad ascoltare, ma a parte il solito rumore di mobili trascinati dalla vedova del piano di sopra, non si sentiva niente. Abbiamo aspettato ancora un attimo, per sicurezza. Poi Ayelet mi ha preso la mano e mi ha detto «Di grazia, tralasciamo i preliminari, sei d'accordo?» e mi ha trascinato in camera da letto. I nipoti di Herman e Ruth sono sparsi per il mondo, 2 a Vienna, 2 a Palo Alto. La più grande abita con la madre a Parigi. Viene in visita ogni estate e fa uscire gli occhi dalle orbite ai ragazzi del quartiere con le minigonne microscopiche, la pelle abbronzata e gli occhi verdi. L'aspettano sotto casa come gatti in calore e lei ci gioca. Li sfiora mentre parlano, ma non si lascia mai toccare. Una vera francesina. Porta già i tacchi, si mette il profumo come una donna. L'estate scorsa Ruth l'ha mandata a chiedere delle uova. Le ho aperto senza camicia e lei ha commentato con il suo accento francese: «Monsieur Arnaud, indossi una camicia, le pare il caso di mostrarsi così a una signora?» E ha ridacchiato, civettuola. Le ho dato le uova senza ricambiare la risata, pensando che si sente proprio che la zoccoletta non ha un padre. Se fossi io suo padre, gliela farei allungare subito quella mini. Ma della sua gonna riparliamo dopo. Anche gli altri nipoti di Herman e Ruth vengono in visita un paio di volte l'anno. In quei giorni la casa,
da cui di solito provengono solo note di pianoforte e voci del canale tedesco via cavo, si fa rumorosa, piena di vita. Herman costruisce un mucchio di giochi in giardino. Prima di andare in pensione lavorava nell'industria aeronautica, perciò se ne intende. Fabbrica altalene, scivoli e scale e anche modellini di aerei telecomandati. Se è estate, recupera dalla cantina una piscina gigantesca, di plastica rigida. E dentro la piscina monta una portaerei su cui devono cercare di fare atterrare gli aeroplanini. Poi tira fuori la portaerei e tutti si mettono il costume ed entrano in piscina a spruzzarsi. Mai scatenati però, sono bambini educati, si vede che vengono da fuori. Mangiano con il coltello e la forchetta. E quando li incontri nell'atrio salutano. Quando i nipoti ripartono per i loro paesi, Herman e Ruth cadono in depressione, regolarmente. Il giorno dopo la partenza si chiudono a chiave in casa e c'è poco da bussare. Come posso spiegartelo? È come se la porta, improvvisamente, pesasse un quintale e avvertisse «non adesso». Due giorni dopo la partenza dei nipoti vengono a bussare per informarci che se vogliamo possiamo portare Ofri da loro. Herman dice a Ofri «Dai un bacino a Herman». Si abbassa alla sua altezza e le porge la guancia. Lei lo bacia, cauta, per non pungersi con la barba. E Ruth dice ad Ayelet «Anche per poco tempo, non ci dovete pagare». E aggiunge, a bassa voce, quasi sussurrando «Per Herman è durissimo quando i nipoti se ne vanno. Sono due giorni che non dorme, non mangia, non si fa la barba. Non so cosa fare». Caffè Italia, le letture di Mapi Guidi.